ragionassimo su un punto, e lo dico qui perché ieri sera in un dibattito televisivo ho sentito un professore universitario della Bocconi che diceva: ah, io per fare studiare mia figlia ho pagato troppo poco, potrei pagare molto di più. Non sono riuscito a intervenire lì perché mi si era un po' scaravultato lo stomaco. Come si dice, lo dico qui, il problema è che il diritto all'istruzione, come il diritto alla salute, come il diritto al lavoro, deve essere garantito a tutti. E la domanda non è quanto può pagare il professore della Bocconi, la domanda è: qual è il figlio di un lavoratore dipendente che oggi può andare all'università? E se noi non affrontiamo questo punto, ma dove andiamo? Per poi scoprire che quelli che si laureano devono andare via dall'Italia perché in Italia non hanno la possibilità di utilizzare le loro competenze. Così come